Buongiorno a tutti, questo è Buongiorno Siena, siamo in diretta come ogni giorno, beh come ogni giorno no perché oggi c'è Diego in regia, ieri non c'era, l'abbiamo recuperato e quindi possiamo ritornare alle abitudini del martedì, avremo anche la rubrica L'agricoltore senese ovviamente e possiamo partire con le nostre notizie, con le informazioni, con tante interviste e collegamenti come al solito e ovviamente spazio alle news più fresche a partire da quello che è accaduto in Basilicata a livello elettorale, poi lo scudetto all'Inter e tante altre notizie. Ma adesso voglio presentarvi la ricorrenza, la giornata di oggi. Immagini chiarissime per la giornata di oggi, la giornata mondiale del libro, andiamo a leggere la nota, ricorrenza stabilita dall'UNESCO con l'obiettivo di promuovere il continuo progresso culturale attraverso la lettura a protezione della pace, della cultura e dell'educazione di tutti i popoli. Quindi giornata del libro almeno oggi, un libro leggetelo, mentre noi andiamo invece a prendere i libri che caratterizzano la storia, che riguardano il passato, ma anche un po' il presente, perché siamo ai compleanni celebri. Nati oggi William Shakespeare, nato nel 1564, scrittore, drammaturgo inglese. Poi William Turner, nato nel 1775, pittore inglese. Ruggero Leoncavallo, nato nel 1857, compositore. Da Leoncavallo a Milena Vukotic, l'attrice, nata nel 1935, una bravissima attrice, al di là del ruolo di Pina in Fantozzi, insomma ha saputo interpretare tantissimi ruoli. E poi Maria Teresa Ruta, nata nel 1960, conduttrice showgirl. Cristiana Girelli, che è la calciatrice della Juventus e della Nazionale, classe 1990. Ci sono fatti nella storia che caratterizzano la data del 23 aprile. 215 a.C., un tempio dedicato a Venere viene eretto sulla somma delle colle del Campidoglio a Roma, al ricordo della Repubblica Romana sconfitta al Lago Trasimeno. 1323, Pietro II di Sicilia si unisce in matrimonio con Elisabetta di Carinzia nel Duomo di Messina. E poi 1616, stesso giorno di morte degli scrittori William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Garcilaso de la Vega, motivo per cui l'UNESCO ha proclamato questo giorno giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Tra l'altro la caratteristica, insomma, veramente molto strana della nascita e della morte di Shakespeare nello stesso giorno. Andiamo avanti, siamo al 1661, re Carlo II d'Inghilterra, Scozia e Irlanda è incoronato nell'abbazia di Westminster. 1702, Anna di Gran Bretagna diviene regina. E poi 1918, prima guerra mondiale, il Guatemala dichiara guerra alla Germania. 1946, la Piaggio deposita un brevetto, andiamo a leggere proprio come è specificato, un brevetto per motocicletta, complesso nazionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica. Nasce così la Vespa, un mito inossidabile. Poi 1989, Papa Giovanni Paolo II beatifica Suor Maria Margherita, fondatrice delle Minime Suore del Sacro Cuore. E per quanto riguarda invece il 2005, l'evento di questo giorno è che viene lanciato il sito YouTube, appunto il sito web che poi ha caratterizzato la nostra epoca e caratterizza ogni giornata di Buongiorno Siena. Maura Martellucci, eccola qua. Buongiorno Siena, il 23 aprile del 1880 nasce a Manciano in provincia di Grosseto Alfonso Menichetti detto Nappa. Nappa ha un curriculum di grande prestigio, 30 pali corsi, 6 vittorie, un cappotto personale nel 1912. Faceva parte di una dinastia di fantini, come capitava spesso. Il padre Girolamo, detto Girolametto, aveva corso 7 volte. I fratelli erano Santi, 2 pali, ed Ermanno, detto Popo, aveva corso 19 volte e 2 volte aveva trionfato. Ma torniamo al nostro Alfonso. Dopo un inizio di carriera non brillante, c'entra il primo successo nel palio del 3 luglio del 1904 nella Pantera. Negli anni successivi corse per ben 4 volte consecutive con i colori dell'Aquila nel 1906 e 7, regalando il successo alla Contrada dopo 26 anni di attesa il 16 di agosto. Ma il 1907 è l'anno delle polemiche per i fratelli Menichetti.
Al palio del 16 agosto, Ermanno correva nel Bruco, Santi nella Pantera e Alfonso appunto nell'Aquila. Quindi quella della famiglia Menichetti era una vera e propria dinastia. Come si svolge la carriera? Popo, partito in testa, ostacola Piccino nell'Oca per poi farsi platealmente superare dal fratello Ermanno all'ultimo casato che va a vincere. E cosa succede? Le polemiche del dopocorsa danno vita addirittura all'emanazione dell'articolo 78 bis del regolamento del palio. Questo articolo è stato abrogato solo nel 1972, infatti oggi padre e figlio hanno ricorso fratelli. E questo articolo 78 bis vietava la presenza contemporanea di due o più consanguini sia per il palio che per le prove. Poi gli anni scorrono e dopo la guerra, nel 1921, Nappa corre per la 12ª volta nell'Aquila, ma durante la corsa, per varie strategie, favorisce l'Oca e giunge secondo, e dopo questo episodio, e Nappa male sfuggì alle ire degli aquilini, le due contrade ruppero l'alleanza che le legava dal 1911. Alfonso Menichetti morì a Roma a 43 anni nel 1923. Le notizie flash come ogni mattina in questa fascia oraria. Oggi si parla dell'Inter che batte il Milan 2-1, campione d'Italia, con gol di Thuram e Acerbi. Inutile quello di Tomori, 3 espulsi nel finale. L'Inter ha vinto lo scudetto 23-24 con 5 giornate di anticipo. Per la prima volta è stato decisivo un derby. Polveriera Cisgiordania è il quinto fronte di guerra per Israele. Israele che è in stato d'allerta per la Pasqua ebraica. Il premier Benjamin Netanyahu e le forze armate sono concentrati sui confini dello Stato ebraico dalla striscia di Gaza al Libano. E adesso, come scriviamo in questo articolo, Polveriera Cisgiordania è il quinto fronte di guerra, e quindi andiamo a leggere ovviamente gli aggiornamenti. Poi San Giuliano, antifascismo un valore ma sui regimi comunisti dem sono spaccati. Ministro San Giuliano, il 25 aprile si conferma purtroppo la festa più divisiva che ci sia nel calendario laico del nostro paese, e quindi le sue dichiarazioni appunto che seguono quelle di altri politici. Andiamo alla Basilicata, Vito Bardi, lo dedico a mia moglie, il mio amico Berlusconi oggi sarebbe contento. Un'altra intervista, ma si è quasi perso la voce, dice Vito Bardi, soddisfatto ma visibilmente stanco. Quello che è accaduto in Basilicata sarà ovviamente al centro di tutte le prime pagine dei quotidiani, con il risultato elettorale che poi andremo a commentare. Anzi, forse ce la facciamo anche cambiando monitor a farlo adesso, perché abbiamo qua l'agenzia ANSA con le elezioni, con i risultati, e quindi abbiamo Vito Bardi 56,63%, Piero Marrese del centrosinistra 42,16%, e poi il voto di 1,21% per il terzo candidato, in questo caso quindi la vittoria del leader del centrodestra. Torniamo alle notizie flash, si parla di Ucraina. Che impatto avranno gli aiuti degli Stati Uniti nella guerra? Ecco come cambierà l'offensiva russa in estate. Alla fine, dopo mesi di incertezza, il Congresso americano ha sbloccato 61 miliardi di dollari di aiuti militari all'Ucraina. Il voto è passato con 311 voti a favore e 112 contrari. Ucraina-Russia, ancora un'altra notizia, colpita nella notte una zona residenziale della città, fra le 7 persone ferite e 2 bambini, e sono aggiornamenti che arrivano appunto in merito a quanto sta accadendo. Poi un personaggio al centro dell'attenzione in questa notizia, Ginevra Nuti, dice: mio padre, dormivo nel lettone con lui, a Pasqua mi regalò un pulcino. Martedì, la seconda serata del premio Francesco Nuti a Firenze, la punta di diamante di mio papà era brillare in tante arti, scrittura, recitazione, musica, pittura, e questo premio è così come lui, parla appunto la figlia di Francesco Nuti. E parla anche Big Mama e dice: amo Ludovica da 2 anni, prima mi nascondevo, lei mi ha fatto capire che posso amare chi voglio. Ospite di Mara Venier, la 24enne cantante, ha parlato della fidanzata. E poi, insomma, ha parlato anche del brano di Sanremo, La rabbia non ti basta, della malattia e del bullismo, emozionandosi per il videomessaggio dello chef Antonino Cannavacciuolo. Linfoma diffuso a grandi cellule,
ok a nuova cura per i malati con recidive arriva in Italia. È stata approvata questa terapia a durata definita con un anticorpo bispecifico che ha dimostrato di poter determinare risposte complete e durature in malati recidivanti o refrattari. Quindi ancora della nostra salute parliamo, da questo tipo di linfoma alla notizia successiva, che non è di salute ma probabilmente per alcuni rallegrerà l'animo, perché si parla di tasse sul reddito, tredicesime, premi di produzione, nuovo fisco, ecco cosa cambia. Il vice ministro Leo dice le bozze per il decreto IRPEF ancora in elaborazione, potrebbe salire al 10% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, si parla anche di questa tredicesima con qualche aumento, ma sarà notizia successiva sicuramente tra le prossime. Nel PD Elish Klein chiude la polemica, il mio nome nel simbolo divide e non rafforza, resta candidata al centro e nelle isole. Bonaccini la difende, non voleva un partito personale, e però le polemiche non mancano. Andiamo in Basilicata, il boomerang del centro-sinistra, la maggioranza ora teme solo autogol e fuoco amico. I problemi per la coalizione sono interni, a partire dall'incognita Lega. In Basilicata dunque la vittoria di Bardi, sconfitto il campo largo, la lista di Calenda è quella vicina a Renzi, legate al centrodestra con il totale oltre il 15%, appunto, si racconta del presidente uscente della regione Basilicata che ha vinto le elezioni. Le risse in Milan-Inter, le risse con Theo Hernandez, Dumfries e Calabria espulsi. Che cosa è successo nel finale? Tanta tensione nei minuti di recupero del derby, appunto, ci sono stati 3 giocatori espulsi. Boccia la scelta sul simbolo del PD, Schlein, un valore aggiunto è un voto spartiacque. Il capogruppo Dem al Senato parla e racconta anche le polemiche sul nome della segretaria nel logo. Abbiamo discusso e deciso e ora ventre a terra per la campagna elettorale. Poi il bilancio pubblico, l'accusa di Giorgetti, super bonus nato male, deficit al 7,4%, si va verso una nuova stretta e purtroppo questa non è una bella notizia. Pestaggi nel carcere minorile di Milano, i poliziotti in guerra con il direttore, non ci copre, mettiamoci in malattia. Una vicenda incredibile con il fatto di cronaca portato all'attenzione di tutti, dobbiamo mandare 50 giorni di malattia a tutti quanti perché non esiste, tu sei il direttore, tu ci devi proteggere. Queste sono, come dire, le vicende successive ai pestaggi nel carcere minorile dei quali si parla oggi. Da Mosul lanciati 5 missili verso una base degli Stati Uniti in Siria, ripresi i colloqui intanto tra Iran e Stati Uniti sul nucleare. E l'aggiornamento per quanto riguarda l'altro conflitto. La pioggia, poi la gioia e la delusione rossonera, da San Siro al Duomo, la festa dei tifosi nerazzurri, l'Inter di Inzaghi ha vinto lo scudetto con 5 giornate di anticipo, è la prima volta che un titolo viene assegnato nella stracittadina. Ovviamente anche in questo caso rimbalzano le notizie della partita di ieri sera e, come dicevamo, le buone notizie per le tredicesime. In arrivo il bonus da 80 euro per quali redditi e come funziona? Per i redditi da lavoro più bassi, quelli fino a 15.000 euro, quest'anno la tredicesima sarà più ricca. Beh, meglio così. Intanto noi andiamo alle voci di Chiara Verrua per le pazienti oncologiche, il diritto anche alla bellezza. Nell'inserto buone notizie, la storia dell'insegnante biellese che ha fondato una serie podcast con il racconto, ho iniziato per caso, ora molte donne si raccontano, è un contagio virtuoso, la storia appunto di questa insegnante biellese. Pioli parla dopo Milan-Inter, esonero Inzaghi 12 mesi fa, era in difficoltà, poi ha vinto l'allenatore del Milan Pioli sul suo futuro dopo la sconfitta nel derby, io sto bene, la squadra ha dei margini di miglioramento, ora dobbiamo finire bene il campionato e poi vedremo. La guerra che riguarda l'Ucraina, la Polonia alla NATO, dateci missili nucleari e nel mondo è record di spese per le armi. La corsa al riarmo è globale in un mondo dilaniato da guerre e rischi per la sicurezza degli stati. Non c'è solo l'Ucraina, c'è il Medio Oriente, ma adesso anche appunto questo intervento della Polonia alla NATO, dateci missili nucleari. L'elogio alla Biennale 2024, ma solo quando emoziona, in questo caso dalla Biennale possiamo spostarci di nuovo allo scudetto dell'Inter, cosa significa la seconda stella e come funziona, la Juve ne ha 3, la Roma è vicina a quella d'argento, il Milan ha vinto contro il Milan, aggiudicandosi anche il 20° scudetto della storia, dopo questo successo in Serie A i nerazzurri andranno a cucirsi sul petto sopra lo stemma una seconda stella. Roma, uomo si lega a un lampione a Piazza Venezia, minaccia di darsi fuoco, questo è accaduto con l'intervento della polizia per parlare con l'individuo che si è anche cosparso di liquido, forse infiammabile, al momento non si conoscono i motivi del suo gesto. Da un fatto di cronaca, Andrea Agnelli,
sfottò all'Inter dopo lo scudetto, noi la seconda stella nel 1982. L'ex presidente della Juve torna a postare su X, il vecchio Twitter, citando in numeri romani la data della seconda stella bianconera. Quindi un po' di ironia, un po' di sarcasmo, sicuramente si attirerà le ire dei tifosi nerazzurri. E a proposito di Serie A, la classifica degli scudetti, l'Inter stacca il Milan, accorcia sulla Juventus. Poi Enel, l'antitrust apre un'istruttoria, oltre 600 denunce per gli aumenti di gas e luce, l'autorità indaga sulla comunicazione dei rinnovi contrattuali. E quindi Enel ribatte, sempre agito nel pieno rispetto della normativa primaria e di settore. Parliamo adesso di Stellantis. Mirafiori si ferma fino a settembre, contratti di solidarietà per gli operai della 500. L'azienda ha comunicato alle parti sociali che farà ricorso agli ammortizzatori sociali fino al 4 agosto. A maggio la produzione di auto è quasi a zero. Beh, non una bella notizia sicuramente. C'è ancora spazio per qualche news di calcio che saltiamo, visto che abbiamo letto abbastanza della partita di ieri sera. Siamo a Eboli, una drammatica vicenda, il bambino di 13 mesi ucciso da due pitbull nel giardino di casa, ferita anche la madre, accorsa per salvarlo. I cani sono di un'amica della madre, ma da qualche tempo vivono con la famiglia. E quindi, insomma, se ne è parlato tantissimo nella giornata di ieri di questo fatto, se ne parlerà ancora. Adesso Marco De Paolis: ho interrogato 100 nazisti, solo uno ammise di sentire un peso sulla coscienza. Il magistrato militare, i 57 ergastoli per gli eccidi delle 43 e 45. C'è un resoconto appunto che lui fa in merito alle situazioni di interrogatorio che ci sono state per 100 nazisti. E pensate, solo uno ammise di sentire un peso sulla coscienza. Rai, il DG Rossi scende in campo, aspettiamo gli esiti dell'istruttoria. No a ricostruzioni surreali. Nella nota diramata nel pomeriggio, il direttore generale rivendica la narrazione di una Rai che censura è del tutto priva di fondamento. Vi diamo notizie, ma ci piace molto anche poter chiacchierare con personaggi nell'ambito senese. Ovviamente oggi ci fa molto piacere poter ospitare un personaggio, un senese che ha fatto parte per una vita della Polizia Municipale, anzi probabilmente non l'ha ancora lasciata, perché comandante è per sempre. Un comandante per sempre? Lo chiediamo a Marco Manganelli, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti i presenti e gli ascoltatori. Beh sì, comandante probabilmente per sempre, ma bisogna essere anche coscienti che il tempo trascorre, le persone sono, è giusto che si avvicendano nelle posizioni e negli uffici in questo caso comunali, quindi è per sempre fino a un certo punto. Però un'esperienza che vorremmo definire indimenticabile, è così? Ma sicuramente è stata una bellissima esperienza che ha avuto suo epilogo con gli ultimi anni, dove ho avuto l'onore di comandare la Polizia Municipale di Siena, un'esperienza che è durata oltre 43 anni, quindi un periodo lunghissimo che mi ha dato la possibilità di conoscere tante persone, di rimettermi anche spesso in discussione su quelli che sono o che erano o che saranno poi, per chi è rimasto, le problematiche collegate alla città e non solo al traffico, soprattutto alla città. Se chiediamo qual è stato il momento più esaltante, più bello da poter raccontare, forse l'invito ai fantini a salire a cavallo è quello un po' l'apice del lavoro quotidiano? Ma sì, sicuramente quello lì è un momento molto, molto particolare. Io credo che l'emozione più toccante sì, è quella, ma soprattutto è stato il primo palio dopo il periodo del Covid, dove tante cose ci sembravano così un po' dimenticate, un po' offuscate da tutto quello che era accaduto, e quindi era un insieme di ritrovare qualcosa che ci mancava tanto, l'emozione di non sbagliare,
la voglia di far bene, quindi un mix quasi esplosivo. Non so se sbaglio, ma l'impressione è che sotto la gestione di Manganelli alla guida della Polizia Municipale, la stessa Polizia Municipale abbia avuto un indirizzo preciso, no? Quello di voler sempre cercare il dialogo con, che ne so, gli automobilisti indisciplinati o qualche contradaiolo troppo focoso o chi ha combinato qualche marachella. È così? Ma certamente il ruolo della Municipale, della Polizia Locale, è anche quello di comprendere quali sono le criticità della città e quindi dei loro componenti, cittadini, studenti, tutti coloro che la frequentano in qualche modo, e individuare appunto la criticità e riuscire a comprendere e a trovare la soluzione al problema. Quindi la vicinanza, il dialogo, l'ascolto nei confronti degli utenti della strada, come di in altre occasioni, è sicuramente la migliore soluzione e la migliore medicina per giungere a dei buoni risultati. Nella carriera di Manganelli ci sono stati anche dei momenti difficili, dei momenti drammatici per quanto riguarda gli eventi cittadini? Sì, ci sono stati, li ricordo anche con un po' di amarezza, perché a parte risalgono a tanti anni fa, però l'episodio dei due colleghi carabinieri di Forcera e Campanile di Alalizza, che li vide purtroppo vittime di Cosimini in un episodio veramente drammatico, al quale ho partecipato insieme alle altre forze dell'ordine per l'arresto della persona. Insomma, è stata una delle cose, forse la cosa che mi ha toccato di più. Ero un vigile giovane, avevo una bambina piccola nata da pochi anni, quindi sì, quello è stato l'episodio che mi ha toccato di più. Ecco, per chiudere questo commento, che è un racconto di anni di esperienza, di vita a Siena, si dice che dopo il Covid soprattutto la città si è un po' incupita, ha perso delle certezze, forse ha perso anche quella tranquillità, si parla di senso di sicurezza, di percezione della sicurezza che è cambiato. Oggi d'altronde i centri urbani, non solo Siena, sono anche presidiati da militari, è così? Ma sì, ci sono dei momenti nella vita di una città, ma di una società, dove per tanti motivi la percezione si affievolisce rispetto al normale senso di sentire. Siena credo che continui ad essere una città sicura, con quelle, naturalmente, con quelle defezioni che poi hanno tutte le città. Ricalca un po' la grande città, con quelle problematiche sulle zone periferiche, ma sostanzialmente mi sembra di percepire un senso di adeguata sicurezza rispetto ad altre realtà. E per chiudere, Manganelli che cosa fa adesso, lasciata la carriera nella Polizia Municipale? Adesso si riposa, fa il nonno quando c'è necessità. Bene. E diciamo che affronta questo primo pericolo cercando un po' di disintossicarsi dalle tante preoccupazioni o dai tanti impegni che aveva fino a qualche tempo fa, con serenità e con quel giusto senso di equilibrio che credo abbia quasi sempre, se non sempre, contraddistinto la mia persona. E allora ci ritroviamo in Piazza del Campo comunque sia, perché l'appuntamento ce lo davamo lì e possiamo darcelo ancora per i prossimi impegni palieschi della città. Grazie tante.
Di nuovo buona giornata, buon lavoro. Salutiamo Marco Manganelli, che è stato capo della Polizia Municipale fino a pochi giorni fa, fino a poche settimane fa. Adesso qualche notizia curiosa prima di andare in pubblicità, notizie curiose che non mancano mai, e quindi questa certamente attira molto l'attenzione, purtroppo per un fatto abbastanza forte, violento. Infatti si parla della Cina e si parla delle inondazioni più violente del secolo. Un video incredibile che è ancora molto cliccato. Ci sono 11 persone disperse, ma soprattutto 4 morti, 110.000 persone trasferite, e veramente, insomma, una violenza della natura e del meteo incredibile. Non servono più vino al taglio della torta, il matrimonio finisce in rissa, lo sposo ubriaco minaccia la titolare del locale, ti taglio la testa, la vicenda è finita in tribunale, un rinfresco di nozze organizzato in un'elegante villa in provincia di Varese che è affacciata sul lago e che è degenerata, una festa dunque che ha visto praticamente la rissa prendere piede, prendere possesso. E poi questa è particolare e curiosa, non tanto per la persona, perché Mario Biondi, lo sappiamo, ha 10 figli con 4 mogli, ma per i commenti che sono andati sul web a una sua intervista dove ha raccontato la sua vita. È uscito un commento: ma tenerselo nei pantaloni? Il cantante risponde ironico a ogni commento, insomma c'è il post su Instagram, potete andare a leggerlo, insomma una notizia così particolare, tanto per scherzare un po'. Adesso invece torniamo alle cose serie, perché Diego ci chiede la linea dalla regia per la pubblicità. L'agricoltore senese, se parte la sigla è pronto anche il collegamento, e quindi andiamo a salutare Gianluca Cavicchioli, il direttore dell'Unione Provinciale Agricoltori. Buongiorno. Buongiorno, bentrovati. Beh, bentrovato, altrettanto possiamo dire noi per quanto riguarda l'appuntamento di oggi e l'evento che invece vi ha visti i protagonisti e che c'è stato giovedì scorso, l'evento dal titolo Impresa agricola e resilienza economica tra cambiamenti e mercati. Vorrei fare un'introduzione, se Cavicchioli me lo consente, perché la parola resilienza ultimamente è anche molto sfruttata, direi abusata, però in riferimento all'agricoltura credo che sia proprio adattissima, è così? Sì, diciamo che questa peculiarità, il significato di questa parola aiuta molto, anche se non è un aspetto solo passivo. Nell'iniziativa della scorsa settimana crediamo proprio di aver voluto cambiare questo ragionamento, quindi non più giocare di rimessa o attendere gli eventi, ma cercare di essere un pochino più dinamici. Sostanzialmente l'iniziativa è stata organizzata in 3 sessioni di lavoro, dove nella prima è emerso, ma da tante parti, convegni, iniziative, il fatto che dobbiamo, ecco, evitare questa paura, quest'ansia, che siamo vicini alla fine, ma che sostanzialmente i cambiamenti climatici ci sono sempre stati. Ovviamente il nostro termine di misurazione è molto breve rispetto alla vita della Terra, non voglio entrare magari in ragionamenti troppo ampi ed impegnativi, ma quindi quello che noi abbiamo cercato di dire è: usciamo da questa sorta di pessimismo latente. L'altro aspetto è che dobbiamo necessariamente adeguarci a questa nuova situazione, così come lo fa la natura, dobbiamo farlo anche noi, e quindi prendere atto solo di certi aspetti. I dati che i professionisti, i professori sanno elaborare devono essere ben utilizzati dalla politica, ma cosa questa che abbiamo visto che ad oggi non è successo. Parliamo da tanto tempo di questa necessità, ma non è stato fatto un invaso che è uno, non è stata armonizzata la normativa che permetta a già chi ha gli invasi di poterli manutenere in maniera oggettiva, questo immobilismo stagnante che è anche esasperante. L'altro aspetto, anche questa è una cosa che sappiamo in tutti i modi e in maniera, ci ha fatto abbastanza sorridere la seconda relazione del comitato tecnico,
dove abbiamo ridetto per l'ennesima volta che perdiamo dal 30 al 40% dell'acqua potabile. Quindi è un dire e ridire, ma come spesso abbiamo avuto occasione proprio di sottolineare anche questa, in questo appuntamento del martedì, ci piace tanto le cose fatte, pochine ma fatte. L'aspetto legato poi alla necessità, l'intervento anche di professionisti a questo riguardo, di come ad oggi è impossibile fare un benché minimo struttura. È stato evidenziato come la mentalità può cambiare. L'esempio del bilancino è stato cristallino. Quando, prima che venisse costruito a Firenze, nei primi mesi dell'estate non si poteva più fare la doccia, soprattutto chi era ai secondi piani. Furono momenti di criticità e anche lì si era paventato la fine di quella zona. Non è stato così, tutt'altro. E poi l'altro momento relativo all'aspetto dei mercati, dove l'invito, l'esperienza di chi è intervenuto ha evidenziato che va bene la tradizione, va bene coltivare quello che in passato è stato coltivato, ma dobbiamo fare delle analisi più oggettive, meno empiriche, più analitiche. Ci sono gli strumenti, ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo, ma certamente analizzare bene cosa succede non solo in Italia, ma anche all'estero, in altri mercati, ci può senz'altro aiutare. E soprattutto, siccome, ma dico una banalità, il nostro prodotto poi, una volta dopo essere stato ben prodotto, con la qualità alta, deve essere ovviamente collocato. E quindi interloquire in maniera molto lineare, diretta, con chi ha la capacità poi di poterlo acquistare. Sembrano banalità, ma non è così. E anche mettere un pizzico di innovazione, un pizzico di curiosità, andare a toccare quei mercati, navigare in quei mercati che magari fino ad oggi sono stati solo osservati all'esterno, che potrebbero dare delle opportunità non solo momentanee ma anche strutturali. Questo è quello che sostanzialmente è emerso. Ecco, e dovessi chiudere in unica parola, ecco, un filo di ottimismo e di possibilità nel poter fare qualcosa. Bene, l'ottimismo è sempre al centro delle volontà di tutti per partire o per ripartire. Direttore, ma si è parlato dei mercati. A quale mercato, a quale nuovo mercato bisogna guardare oggi? Se ce n'è uno in particolare? L'esperienza, ripeto, perché poi alla fine noi, i relatori che sono intervenuti, hanno evidenziato proprio, si è cercato di far riportare la loro quotidianità. E quindi da una criticità è stata trasformata in opportunità. L'esempio del presidente delle Marche, che hanno dovuto far fronte per una necessità anche non essere più produttori ma anche trasformatori, con una capacità, una lungimiranza, ma anche assumendosi qualche rischio. E quindi quando a volte si parla di coraggio ci vuole anche un po' questo. L'iniziativa, l'esperienza di Progeo, soprattutto dal punto di vista proprio dell'innovazione, della capacità di leggere i mercati. Il mercato sta un po' da tutte le parti. Io infatti ho posto questa domanda: mercato nazionale e europeo sono entrambi interessanti. E così come ha evidenziato Blasi, un'altra banalità è bisogna capire cosa ha bisogno il consumatore. I tempi, per esempio, per mangiare sono sempre molto molto ridotti e ristretti, quindi andare a intercettare anche queste opportunità. Sempre il presidente della cooperativa delle Marche ha proprio evidenziato qualche loro piccola novità che è stata premiata. Non è che hanno inventato nulla, hanno solo prodotto, messo sul mercato delle confezioni di ortofrutta che sono risultate premiate. Un altro aspetto che merita sottolineare, l'ho accennato in precedenza, e questo è stato evidenziato bene dall'azienda Rete, che così come quando noi abbiamo dei risparmi e le vogliamo in qualche modo investire, facciamo riferimento a dei professionisti in banca, nostri consulenti, così anche per questo mercato esistono delle figure che hanno la capacità di leggere una vastissima banca dati e, ripeto, senza voler in qualche modo poi andare a inventarsi qualcosa, possono dare delle direttive molto molto interessanti. Questo è quello che si è cercato di evidenziare, e anche questa iniziativa noi ci sforziamo
di dare questo messaggio, deve andare verso interventi strutturali. Sicuramente dobbiamo lavorare un po' sulla mentalità e sull'opportunità di poter mettere in discussione. Niente è facile, non è che vogliamo fare delle graduatorie di merito o di demerito, ma solo, ecco, lanciare qualche sasso nello stagno affinché magari si possa accendere qualche alert o si possa incuriosire qualche mercato, qualche agricoltore, ma anche qualche istituzione che possa spingere in questa direzione. Perché, come abbiamo detto nella scheda introduttiva, alla fine poi abbiamo sempre fatto forza sulle nostre persone, sulle nostre aziende, e quindi continueremo tranquillamente a far così. Grazie direttore, nel salutarci un pensiero ai produttori agricoli che hanno vissuto dei giorni, soprattutto in alcune zone del territorio, terribili per quanto riguarda il cambiamento climatico, questo meteo impazzito che ad aprile fa tornare l'inverno. Quindi vogliamo dedicare il nostro saluto finale proprio a loro. Noi ci ritroviamo martedì, ovviamente. Senz'altro, grazie. E gli agricoltori, come sempre, sono tenaci, perché quello che vediamo, ma non è sempre ridire una banalità, hanno affrontato mille criticità, però con una certezza, questo legame col territorio molto molto forte, che va al di là, se mi permette, del mero conto economico dei costi e dei ricavi. C'è un qualcosa di più che si palesa ben, ben chiaramente in tantissime iniziative e occasioni, anche nel quotidiano. Questo secondo me è il messaggio proprio vero, che crediamo sia molto peculiare di chi lavora in campagna. Grazie, allora un saluto a tutti, ci ritroviamo martedì come detto con l'agricoltore senese. Una buona giornata, Gianluca Cavicchioli. Grazie a voi, buon proseguimento e buon lavoro. Altrettanto buon lavoro anche a voi. Noi siamo pronti con le previsioni del tempo, ovviamente giusto il così lancio, il collegamento da mettere a punto, e poi avremo delle certezze in più per quanto riguarda la giornata di oggi. Dalla nostra postazione vediamo il sole, ma vediamo anche delle nubi un po' minacciose all'orizzonte, quindi vogliamo capirne di più. Poi, insomma, fra 48 ore più o meno, si parla già del ponte del 25 aprile, quindi qualcuno è proiettato anche ai prossimi giorni e vorrà sapere che cosa potrà accadere dal punto di vista meteo. Dall'AMMA sono prontissimi e ci raccontano tutto. Sì, buongiorno, un caro saluto a tutti gli amici di Radio Siena. Sì, ancora instabilità sulla nostra regione, ancora aria fredda che arriva da nord, lo può vedere chi ci segue via streaming dalle immagini che sono alle mie spalle, come l'aria continua a fluire sul mare del nord e si incanali sul continente europeo. Abbiamo una circolazione depressionaria sul Mar Ligure che continuerà a rinnovare anche per oggi e per domani condizioni di instabilità, quindi un cielo quest'oggi che si presenta già nuvoloso al mattino, piogge attualmente in atto sulla costa, sull'arcipelago, e qualche pioggia sparsa anche sulle zone interne. Nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno a risultare più diffuse sulle zone interne, ci saranno ancora una volta rovesci locali temporali e la neve ancora in montagna al di sopra degli 800-1000 metri in Appennino e sul Prato Magno, oltre i 1200 sulla Miata, quindi ancora neve attesa sui nostri rilievi. Le temperature questa mattina si sono mantenute in città intorno ai 5-7 gradi e le massime saranno stazionarie rispetto a ieri, quindi un'altra giornata con temperature bene inferiori alle medie. Le temperature tenderanno a risalire molto lentamente, solo da sabato e domenica torneremo a avere valori termici un pochino più gradevoli. Per quanto riguarda il 25 aprile invece ci attendiamo ancora poche variazioni, un'altra giornata all'insegna della instabilità, quindi non maltempo diffuso, ma una giornata in cui si alterneranno ancora una volta acquazzoni e temporanee schiarite in un contesto termico che è più tipico di quello dell'inizio di marzo piuttosto che della primavera inoltrata. Con questo direi che è tutto e ti restituisco la linea. Grazie, ci ritroviamo domani mattina, buona giornata, buon lavoro. Dunque avete sentito, no, per quanto riguarda il 25 aprile, le anticipazioni meteo, e se avete deciso di uscire, uscite. Se arriva un'acquazione, vabbè, prenderete un po' d'acqua, meglio che poi stare a rimpiangere il non aver fatto nulla stesi sul divano. Ci fermiamo per la pubblicità e poi torniamo, abbiamo già un'altra intervista. L'ospite che abbiamo in collegamento mi consentirà un po' di ironia per presentare l'intervista che facciamo, perché insomma si possono organizzare eventi anche importanti, si possono creare delle iniziative per la valorizzazione del territorio, ma come crea
il dibattito, specialmente sui social, qualche vicenda che riguarda multe, autovelox o problemi collegati al traffico, non c'è cosa. Purtroppo è una constatazione che non riguarda solo la provincia di Siena, riguarda un po' tutto il mondo, ma è proprio così. Sarà d'accordo con noi il sindaco di Montichiano, Alessio Serragli, che è collegato. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. È così, vero sindaco? Quando si parla di autovelox, di multe o di viabilità, allora si accende la fantasia del cittadino. Si accende la fantasia, si accende il dibattito e a volte anche la polemica, spesso sterile, non conoscendo bene quelle che sono le normative vigenti. Spesso si accusano le amministrazioni, insomma, di atti poco leciti. E vogliamo parlare di una novità che arriva da maggio, il tutor sulla Siena Grosseto, quindi ne parliamo con il sindaco, così ci dà tutte le notizie. Sì, arriverà da maggio, da giugno, non lo so, siamo in fase di installazione, quindi insomma ci sono un po' di tempi tecnici. Comunque non è una... scusate, ma non sento niente perché ho il ritorno di una musica fastidiosissima. Proviamo ad abbassare la base, probabilmente potrebbe essere questo il motivo. Adesso va meglio? Sì, adesso sì, sentivo solo musica, scusate. Sì, e niente, Montichiano sulla Siena Grosseto da circa 20 anni ha sempre avuto un autovelox, come l'ha avuto anche il comune di Murlo. Da giugno dell'anno scorso, intrapresi i lavori per la conclusione dell'8-9 della quattro corsie, gli autovelox sono stati spenti, disattivati e disinstallati. In contemporanea allo spegnimento dell'autovelox esistente, il comune di Montichiano ha avviato un procedimento amministrativo per l'installazione di un tutor in un tratto di strada a quattro corsie già terminata. I tempi tecnici per arrivare all'ottenimento di tutti gli incartamenti necessari, e metà 2024 si dovrebbe attivare un tutor uguale a quello che ha installato un anno fa il comune di Rapolano nel tratto Siena-Bettolle. Ecco, queste le novità. La zona è quella del tratto delle Potatine, giusto? Esattamente, dallo svincolo di Iesa all'uscita delle Potatine, per il momento sì. Ecco, perché ogni volta che arrivano queste novità si scatenano le polemiche? Il sindaco diceva perché magari non c'è la giusta informazione, no? Perché si pensa, ecco già, una novità per fare cassa. Questo è uno dei commenti più dibattuti, più visti e più letti. Ma sì, sicuramente la gente, non conoscendo comunque, anche io prima di fare questo lavoro ero poco edotto su come potevano essere utilizzati i proventi dalle sanzioni del codice della strada, però non sono soldi che vengono utilizzati per fare manifestazioni, attività o per sperpero amministrativo. Sono soldi che, qualora dovessero essere incassati, perché ricordiamoci che gli autovelox sono tarati a dei limiti di legge. Se la gente rispetta la legge, i comuni non incassano soldi, quindi questa è la prima analisi da fare. Il tutor sarà messo in un tratto di strada che ad oggi ha il limite di 90 km orari e forse sarà portato a 110, non lo so, insomma, questo se sarà previsto a conclusione lavori. Quindi mi chiedo se non possa essere una velocità considerata idonea per percorrere un tratto di strada di 1,5 km. Quindi, partendo dal fatto che non sono introiti certi, gli introiti poi servono per manutenzione di strade, marciapiedi, sicurezza stradale, asfalti, quindi sono soldi che verrebbero, qualora introitati, vincolati ad opere di sicurezza stradale. Vogliamo anche spiegare, sindaco, visto che i dati dicono questo, perché il tutor rispetto all'autovelox fisso è un deterrente che funziona meglio per chi, insomma, tende a superare i limiti di velocità? Ma sicuramente, perché sapendo di essere soggetto a un controllo per un tratto di una lunghezza ben determinata, ben definita, hai la possibilità come conducente di regolare la velocità in un periodo, in un margine più ampio, mentre l'autovelox la gente arrivava lì a 160, inchiodava, passava l'autovelox e poi riandava a 160. Quindi comunque anche come mezzo di controllo e per evitare incidenti, statisticamente è provato che è molto più valido.
E per chiudere possiamo dire che insomma quel tratto è particolarmente trafficato, lo sarà ancora di più nel periodo estivo e lo è anche in questo periodo perché i senesi vengono a Montichiano. Poi c'è l'appuntamento con l'addestramento dei cavalli, mi sembra che riscuota sempre un gran successo, no? Sì, no, la convenzione che abbiamo col Comune di Siena insomma, è ormai tanti anni che dura questo connubio e Siena viene sempre volentieri a passare un weekend fuori porta a Montichiano. Non passano davanti né all'Autovelox né al Tutor, perché comunque o passi da Rosia o passi certo. da San Lorenzo, e quindi non c'è problemi per il discorso sanzioni. Perfetto, quindi l'invito ad andare a Montichiano vi arriva direttamente dal primo cittadino che noi ringraziamo. Un saluto, una buona giornata. La saluto a tutti voi e gli ascoltatori, arrivederci, buona giornata. Salutiamo Alessio Serragli, dunque sindaco di Montichiano. Noi siamo molto indietro con le prime pagine dei quotidiani, quindi direi di scorrere velocemente. Abbiamo qua davanti una notizia che riguarda un territorio, in questo caso la provincia di Reggio Emilia. Il titolo della Gazzetta di Reggio: neve in aprile, caos e disagi, allarme per l'agricoltura. Nella giornata di ieri è arrivata nella zona la nevicata più copiosa di tutta la stagione invernale, pur essendo in primavera, circa 20 centimetri di neve, insomma, e quindi ci sono anche delle foto che fanno capire qual è la situazione di questo aprile un po' pazzo, dobbiamo dire. Il Corriere della Sera, titoli principali: il centrodestra vince in Basilicata, la caduta dei 5 Stelle, Schlein, rinuncio al mio nome nel simbolo del PD, e poi Bardi confermato, avanza Forza Italia, l'exploit di Calenda, la fotonotizia per il derby all'Inter, la festa grande, scudetto e seconda stella. E intanto per i conti pubblici, anche quelli delle nostre tasche, tredicesime premi di produzione, il piano per il fisco, che cosa cambia? All'interno del Corriere della Sera ovviamente trovate tutti gli approfondimenti del caso. Poi Israele si dimette il capo degli 007, sbagliò il 7 ottobre e questo errore gli è stato fatale. La bufera a Napoli, applausi a scuola per la morte di Siani. E per quanto riguarda invece l'editoriale, la sveglia sulla difesa europea, politica e psicologia, appunto nell'articolo di spalla. Per quanto riguarda la Repubblica, Scurati scuote la destra, attacco alla libertà di parola, Crosetto dice fuori dal tempo certi dirigenti Rai, Forza Italia con la Premier contro la Lega per i nuovi nomi nel CDA, il direttore generale Rossi critica la di Sergio e frena, nessuna censura, Fratelli d'Italia chiede le dimissioni di Bortone, Schlein ci ripensa, via il nome dal simbolo del PD, Basilicata a Meloni. Questo è il riassunto della tornata elettorale in Basilicata. Il titolo invece del calcio è l'Inter batte il Milan, ecco la seconda stella, la festa dei nerazzurri. E poi Israele, il 7 ottobre, la vicenda appunto che ha portato alle dimissioni del capo degli 007 militari. Per quanto riguarda altri titoli, Stati Uniti, Unione Europea contro la censura di Stato, e ci sono le annotazioni degli altri rispetto alla vicenda italiana. Poi La Stampa, abusi e torture, l'inferno dei baby detenuti. L'apertura è diversa rispetto agli altri quotidiani, qui si parla di violenze al carcere Beccaria di Milano, 13 arrestati tra la polizia penitenziaria usavano mazze e manette, qualcuno salvi i ragazzi dalla scuola del crimine, è la riflessione che arriva dopo questa notizia. PD, la retromarcia di Schlein, la segretaria cede alle pressioni, no al mio nome nel simbolo, capolista solo al centro e nelle isole, in Basilicata la conferma di Bardi, il centrodestra schiaccia Dem e Movimento 5 Stelle. Interstellar è il titolo dei nerazzurri campioni d'Italia nella fotonotizia. E poi geopolitica, mai così tante armi, il pacifismo è stato sconfitto. Speriamo che non sia così. Il Messaggero con Basilicata, vittoria larga del centrodestra, Bardi con il 56,5%, Marrese fermo al 42,2%, Calenda decisivo, redditi bassi, bonus tredicesima, aumenti fino a 80 euro per chi guadagna meno di 15.000 euro a partire dal 2024. La norma sarà varata oggi nel Consiglio dei Ministri. In arrivo nuove regole anche sui premi aziendali, derby e scudetto numero 20, l'Inter è in paradiso. E poi Dua Lipa, nuovo album e singolo già dal record, la svolta è psichedelica. Per quanto riguarda la Roma, il KO all'Olimpico 1-3, il Bologna frena la corsa della squadra giallorossa, il recupero di Udine diventa decisivo. Abbiamo libero con la radiosa, ovviamente in senso ironico, giornata della sinistra, l'hanno vista sparire, partito in rivolta, Elli toglie il nome dal logo del PD, il generale Bardi travolge Dem e Movimento 5 Stelle in Basilicata, Renzi al libero dice Schlein, doppio errore sul simbolo. Il Fatto Quotidiano con a pezzi, bocciata dal PD e in Basilicata, una volta tanto libero il Fatto si trovano
insomma quasi vicini per il titolo di apertura. E tornando appunto a Elly, no al suo nome nel simbolo e alle pluricandidature, due sberle alla Schlein, bombardata dai big alleati, ritira il logo dal partito personale e l'idea di presentarsi ovunque e fa il patto persino con De Luca. Poi per quanto riguarda Meloni, alla Renzi vuole un bonus di 80 euro per il voto, ma è un una tantum. È pagato, no, è gratis, ecco la vera storia, Scurati, Rai, in questo caso un approfondimento all'interno del Fatto Quotidiano, il titolo del manifesto che anche la fotonotizia, terra rimossa dopo i 300 cadaveri palestinesi allo Shifa, altri 283 corpi recuperati nella fossa comune dell'ospedale Nasser, terminato l'assedio israeliano, donne, bambini, anziani, alcuni giustiziati e riconoscibili, l'ennesimo crimine di guerra che l'Occidente non vede. Milano, torture e violenze nel minorile, l'inchiesta racconta di un sistema beccaria, 13 agenti della penitenziaria sono stati arrestati. E poi le europee con le liste del PD, niente nome del simbolo per quanto riguarda gli Schlein, e Basilicata, affluenza piccola, destra vince facile. Abbiamo ancora due titoli, Avvenire, l'astensione vince, il centrodestra prevale in Basilicata con Bardi, bene il risultato di Fratelli d'Italia e Forza Italia, Lega in calo, Schlein chiude le liste del PD e dopo le critiche fa marcia indietro sul suo nome nel simbolo. Nel mondo esplodono le vendite di armamenti, questo è un dato del rapporto che arriva con un nuovo record, c'è cioè un più 6,8%. Bimba fatta nascere dalla madre uccisa, Pasqua ad alta tensione, Gerico abbandonata. Ci sono le foto che arrivano da Rafa e ci sono anche notizie di aggiornamento per quello che è accaduto a Milano, torturavano i minorenni, arresti shock al Beccaria. Il Sole 24 Ore parla di fisco semplificato per gli autonomi, riforma tributaria, al CDM misure per favorire le aggregazioni, nuove regole per definire i redditi, imprese più vicini, fisco e contabilità, stop per ora alla detassazione delle tredicesime. Anche oggi il superbonus in prima pagina, il deficit sale al 7,4%, Giorgetti tagli a disavanzo e debito. E poi per chiudere la Gazzetta dello Sport, ovviamente Inter alle stelle, vince il derby 2-1, è campione, gioia e lacrime, il racconto del 20° scudetto nella prima pagina, una foto insomma che verrà conservata dai tifosi dell'Inter. Noi conserviamo ancora quello che è l'appuntamento quotidiano con la nostra rubrica La Notizia del Giorno in 100 secondi. Matteo Borzi. Il 25 aprile presso la sede di MPDF Onlus inizieranno le lezioni della prima sessione del Master di primo livello per interpreti della lingua dei segni all'Università degli Studi di Siena, rivolto a interpreti con diversi anni di esperienza nell'interpretazione della loro lingua dei segni nazionale e che desiderano approfondire le loro conoscenze e competenze. Il master è stato presentato durante una conferenza stampa tenutasi questa mattina presso il Palazzo del Rettorato dell'Università di Siena. Il master, che avrà una durata di 18 mesi, è aperto a partecipanti sia sordi che udenti, purché muniti di diploma universitario e di una discreta esperienza nel lavoro di interprete. Lo scopo del corso è quello di formare interpreti di lingua dei segni capaci di lavorare in contesti interculturali con più lingue segnate e parlate. Per questa ragione, i partecipanti acquisiranno maggiori competenze linguistiche e di pratica professionale attraverso l'immersione linguistica e la pratica intensiva, in combinazione con corsi dedicati a fornire una solida base teorica. I partecipanti apprenderanno come applicare i risultati della ricerca accademica alla loro pratica e nella fase finale del programma realizzeranno un breve lavoro di ricerca sui temi trattati. Le notizie della Nazione per la rassegna stampa locale: morto sul lavoro, ci sono due indagati, l'avviso di garanzia, come vedete se ci seguite sul canale 91, come vedete dalle immagini, avviso di garanzia per le persone presenti al momento dell'infortunio, l'accusa è omicidio colposo. A proposito di omicidi, un altro omicidio, quello di Largo Sassetta. Dopo la richiesta dell'ergastolo per zio e nipote, ieri le difese all'attacco, l'ora della verità nel titolo. Sara Pugliese alla guida di Forza Italia Siena e poi il caso Beco in comune, vertice al Ministero
fronteggiamenti in piazza, la versione della municipale con il palio. In tribunale Michelotti di Fratelli d'Italia, oltre 2 milioni per il patrimonio. All'interno anche la vicenda del biotecnopolo, slitta ancora il tavolo in comune per confrontarsi appunto sul biotecnopolo, nuovo statuto da approfondire. Andiamo all'interno con la difesa dell'ucraino, falene attratte dai soldi e dagli ori dell'anziana, l'ha uccisa mia nipote, in questo caso il delitto di Largo Sassetta ancora in evidenza. Meccanico morto alle Tre Berte, due indagati per omicidio colposo, mentre la pagina successiva, dedicata al biotecnopolo, un tavolo chiamato a desiderio, slitta ancora l'incontro a Palazzo Pubblico. Comune, vertice su Beco, tavolo al Ministero, nella pagina Città ed Economia. Cambio alla guida di Forza Italia, sarà Pugliese nuovo coordinatore. E poi, per quanto riguarda il Pendola, in attesa dei lavori, tra interrogazioni e volantini, ipotesi riapertura a ottobre. Le pagine successive sono quelle che riguardano i fronteggiamenti in piazza. Zanchi, il comandante della Polizia Municipale, dice: in 31 anni di servizio per il Palio mai stato sfiorato. E noi abbiamo parlato invece con l'ex comandante questa mattina, abbiamo voluto salutare Marco Manganelli, nella foto vedete anche lui. Poi, per quanto riguarda invece quello che accade in provincia, Valdelsa, Franceschelli e Boldrini a Ranza, carenza di agenti ed educatori. La pista ciclopedonale con lavori in dirittura d'arrivo, investiti 80.000 euro, la pista ciclopedonale a Poggi Bonzi, mentre per Colle, via ai lavori al Ponte dei Sospiri, la manutenzione straordinaria avrà un importo di 225.000 euro. Sempre dalla provincia di Siena, il ricordo di Don Del Balio, l'inventore del bravio, in questo caso siamo a Montepulciano, e a Monteroni è di scena il triello con Galeazzi, sfida al centro-sinistra, lista con esponenti PD e 5 Stelle. Dunque una politica che prevede alle elezioni di Monteroni tre personaggi al voto. Per quanto riguarda invece oggi lo speciale, è la guida alle 7.30 con tutte le informazioni per la compilazione. Mentre noi ci spostiamo al calcio, andiamo alle notizie che riguardano la Robur, e quindi l'ultima partita di campionato, finale contro la Nuova Foiano. Ora c'è da conservare l'imbattibilità per la pianese capolista, che ci crede davvero. Prosperi dice: le ultime gare sono difficili. Emma Villas, bisogno, suona la carica per gara 2, massima concentrazione per ribaltare la serie. Queste le notizie sportive della Nazione. Il Corriere di Siena invece in prima pagina propone sindacati all'attacco su Beco, chiesto un tavolo ministeriale nel colloquio con Nicoletta Fabio, servono garanzie sulla nuova proprietà. E poi Giani, incontro sulla mensa il 2 maggio, la fotonotizia per il presidente della regione. Gli altri titoli, fronteggiamenti in aula, carrellata di testimoni con le vicende delle contrade. Elezioni, nuove liste candidati, ci sono continui aggiornamenti ovviamente per quanto riguarda il territorio. L'omicidio Burrini non fu premeditato, le arringhe dei legali degli imputati con le difese in questo caso all'attacco. Dopo la grande festa la Robur pensa al futuro. E poi la tragedia di Montepulciano, due avvisi di garanzia, gli indagati erano sul posto al momento dell'incidente. Scorriamo le pagine interne del Corriere di Siena. Aprire un dialogo sul piano di Beco, i sindacati chiedono tavolo ministeriale per poter intervenire sui contenuti prima che sia ufficiale. Giani, l'incontro il 2 maggio, e la vicenda è quella della mensa Bandini, la regione ha acquistato il locale ma non è colpa nostra se non è più ritenuto idoneo. La pagina successiva con il morto sul lavoro, due indagati per il recidio, per il reato di omicidio colposo. Il procuratore aveva ritenuto necessaria l'autopsia sul corpo del 22enne. E poi l'omicidio Burrini, i legali volevano rubare, non uccidere la signora. Per quanto riguarda il Corriere del Palio, ancora pioggia sulle corse, niente riunione a Mociano, calendario condizionato dal maltempo, il quarto rinvio causato dalle condizioni meteo. Per le notizie dalla provincia ci spostiamo nel territorio, andiamo a Castelnuovo Berardenga, il centrodestra svela il simbolo, coalizione al lavoro, Lorenzo Rosso resta candidato sindaco ma emergono divisioni interne. Per quanto riguarda invece Monteroni, Linda Priori pronti a cambiare, al via la campagna elettorale. Poi ci sono le notizie sportive come ogni giorno, la Robur che si tuffa nel futuro, le conferme di Magrini e Guerri permettono di iniziare a lavorare con largo anticipo, meglio così. Il basket di Serie A 2, Bassi, siamo stati incredibili, è come aver vinto un campionato. Dunque ci sono notizie dal basket al calcio, poi anche gli altri sport, anche lo sport che non riguarda propriamente Siena con Arezzo e Perugia, in questo caso vedete dai titoli. Noi ci ritroviamo domani mattina, abbiamo concluso con Buongiorno Siena, ringrazio il nostro regista Diego e un saluto a tutti.